Oggi su Minecraft il nostro obiettivo sarà quello di diventare giganti, ma avremo un problema. Partiremo da veramente minuscoli e per diventare più grandi dovremo costantemente sconfiggere dei mostri, ottenere esperienza e diventare sempre più grandi, fino a diventare giganteschi. Ma come sei bassa, Fere, oggi? Ma guardati, non ti tu vergogni? Che sei un mini staff, guarda, sono altissimo, ti prendo Fere, a guarda, pugni. Ci ho poca vita, calmati un attimino. Appunto, ti posso distruggere col pensiero, Fere, oggi. Bassissima rispetto a Steph, sono siamo molto uguali, più alto smettila io. Di dire queste fesserie, sei allora, un anetto anche tu oggi. Quest'oggi non siamo in una casa gigante, siamo noi minuscoli. Penso che ci sei già arrivata, l'hai già capito. Però penso anche che la casa sia gigante. Beh, cioè, la che casa sono abbastanza entrambe grande. Le cose. Sì, effettivamente sì. Il nostro obiettivo, Fere, è diventare grandi. Okay. Ok, perché vivere da piccolini così è un pochino scomodo. Siamo anche lenti, per guarda, farlo, siamo lenti. Per farlo, dobbiamo combattere. E tu tra dirai, di noi? No, ti ammazzo e divento gigante. No, non funziona così, okay. Fare con i vari mostri che si trovano in giro. Ok, per adesso prendi le cose dentro la cassa. Per quanto se ci arrivo ho dovuto saltare, che anche tristezza. Anche io, allora, mi prendo un po' di cibo, le mele d'oro, l'armatura è un po' me. Ok, non prendiamo pensi anche anche tu? Le frecce. Sì, è abbastanza brutta come armatura. Vedi, guardaci, un po' tristi. Siamo tanto, il nostro problema è che siamo piccolini, non è una questione di armatura. Ok, Fere, allora, ascoltami un attimino. Dobbiamo combattere, però giustamente abbiamo bisogno di trovare qualcosa della nostra grandezza all'inizio. Quindi puntiamo tipo alle tubature, okay? Ok? Dove ci dovrebbero essere gli insetti, che teoricamente sono forti quanto noi perché sono piccoli. Va benissimo. Questo è il nostro piano. Attenta a tutti i mostri grandi, tipo abbiamo una mosca gigante sopra di noi che è abbastanza pericolosa. Le vedo, sono un po' strane come mosche, infatti perché sembrano mostri enormi. E attenta anche a non cadere. Cosa sta? Ok. Ok, mi raccomando. Scendi, muoviti, è dai. È importante non cadere. Allora, facciamo che provo. È molto difficile scendere. Lo so. Aiuto, che paura. Poi ci sono le mosche che ti guardano, fa ancora più impressione. Sto arrivando. Beh, anch'io, conta che ho un cuore e mezzo. Eh beh, perché cioè, comunque, calcolare la distanza da così piccoli è quasi impossibile. Esatto, ora ho fatto una discesa perfetta. Ma io posso tipo far così. Steph, dimmi. Ti ho visto volare. Ciao. Sei matto? Ti ho superato. Sono velocissimo. Io scendo piano, con calma, e mi va bene così. Che meglio che morire. Che scatto ad essere piccoli, voglio diventare gigante. Guarda quanto ci vuole scendere delle scale. Oh, ce l'ho no. fatta? Siamo lentissimi, Fere. Io te l'ho detto. Vi ho resi minuscoli. Per voi sopravvivere su Minecraft sarà impossibile. L'unico modo che avrete per aumentare la vostra stazza è quella di ottenere esperienza. Ma per voi sarà impossibile dato che siete troppo piccoli. Ma chi sei? Oh! Allora. Probabilmente non ci conosci. Noi siamo dei killer terribili. Ah, siamo lenti ma siamo forti. Guarda che bella spada che abbiamo. Allora, con calma, mi sta venendo un nervoso, voglia di spaccare tutto. Anche a me. Allora, c'è un pipistrello che sta volando, Fere, se quello ci punta no, alla fine. No, aspetta. Dimmi. È un topo ragno, che cos'è? No, è un pipistrello. No, Fere. È più un topo che un pipistrello, è troppo grande. A me sembra tipo il figlio di un pipistrello e un topo. Non lo so, è molto brutto. Di allora, solito i pipistrelli mi piacciono, Fere, ma non dobbiamo parlare di pipistrelli. Sì, Steph, tanto cosa vuoi fare nel frattempo che sei così lento? Almeno chiacchiero. Ho un piano, un piano. Andiamo nel lavandino e andiamo nelle tubature. Va bene. Ok, ci teoricamente vuole un sacco di tempo, Steph, altre 4 ore per arrivare lì sopra, quindi no, Fere, tranquilla. 2 hours later. Oh, cavolo. Che c'è? Allora, ci sono degli insetti piccoli, ma c'era anche tipo una mosca terribile. Esatto. No, guarda i pipistrelli. Fere, ma questa casa che cos'è? So, Steph, non la puliscono. Ma guarda il soggiorno, che schifo. Oh, mamma mia, ma sono tutti lì sopra. Però attenta carini, alla mosca, no? Attenta alla mosca. Ok. E come facciamo? Picchiamo solo questi? Sì. Ok? Sì, ho preso un po' di esperienza, però non sono cresciuta. Ok. Evidentemente ci vuole più di così, Steph. Allora, ho fatto fuori uno. Fede, dobbiamo salire di un livello. Non ci basta fare un po' della barra di esperienza. Allora scendiamo qua sotto. Forza. Sarà meglio anche perché non mi sembra che le mosche stiano scendendo fin qua, quindi... Beh, teoricamente non ci fanno niente nelle tubature le mosche. Allora, sono quasi giù. Devo queste stare attento. Scale, davvero. Ho sentito un pipistrello, non so perché. Allora, vado. Ok. Continua a scendere, qua ne vedo altri due. Altri tre, dai. Lascia anche a me, Steph, ricordati che poi rischio. Uno. Cosa? Era solo una, non è che me sono fatto fuori 2 miliardi. Sì, ma per dire, perché sennò poi non crescerò mai. Lo prendo al volo. Sentite anche degli zombie. Comunque è pieno, dai. Dividiamoci, andiamo. È pieno.
Forza, forza, forza. Io tiro dritto qua. Magari tu gira a destra. Vedi un pochino. Esatto, girato dall'altra parte. Signori, così non ce li rubiamo e andiamo. È tempo di diventare grandi. Sono cresciuto. Aspetta, io ancora no. Forse con questo. Sì, credo. Allora, mi sento un po' più grande. Sì, sono un po' più grande. Guardate. Sono anche leggermente più veloce nei movimenti. Vedete? Ok, ora inizio ad andare un pochino più veloce. Sento tantissimi zombie, sono cresciuto ancora di stazza. Infatti okay, sono a livello 3 in questo momento e ho anche più cuori. Oh, finalmente. Da questa parte vai e poi giri a destra. Qui tipo, o qui? Qui. Ok. Qui a destra, è pieno zeppo, secondo me arrivi al 4 anche tu. Perfetto. Io nel mentre risalgo già e sì, vedo sì, se vai, posso inizia. Far fuori le mosche. Cioè mi sembra di essere abbastanza ma grande. Ma è strapieno qui, ma è bellissimo. Cioè più o meno, perché poi sono scarafaggi. Pipistrello no, ti prego. No, 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 no. Ok. No. Steph? Non mi ha attaccato per fortuna. Meno male. Penso che siano finiti. Che livello sei? Livello 3. Ok, dai, leggermente più bassa di me, va bene. In tutti i sensi, sì, più bassa. Sì, sì. Sto facendo un po' di giri e sono terminati, Steph. Abbiamo ripulito tutte le tubature. Arrivo. Allora, sto salendo tutto su con le scale perché è pieno zeppo di mosche. Dobbiamo puntare a quelle anche adesso. Anche se c'è il pipistrello che mi fa una paura incredibile. Mamma mia. È proprio qui di fronte. Ok, si è spostato, si è spostato, perfetto. Per è un problema. Che succede? Oh, ti vedo. Si arrabbiano. Me l'adoro, me l'adoro. Arrivo. Fere, mi serve una mano. Sto arrivando, Steph. Il problema è che sono comunque lenta. Ti scongiuro, Fere. Io mi mangio già una mela d'oro. Non pensavo io. Steph, ma sono troppe. Anche che perché sono tipo delle mosche robot, non sono mosche normali. Non colpirmi, non colpirmi. Allora. Che paura. Che brutta idea che ha avuto, Steph, eh? Che paura. Uso l'arco. Anch'io devo usare l'arco, perché sennò come le prendo? Aia. No, 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 no. Si è messo in mezzo quando stavo sparando, Steph. Mi ha accecato, non vedo più nulla. Aiuto, mi acceca. L'ho ucciso. Ok, grande, Steph. Grande, grande. Non vedo niente. Lasciami qualche mosca, per favore. Ah. Sono disperata. Non riesco a prendere. Perché la mia mira fa schifo. E loro si muovono in continuazione. Steph, non livellerò mai, te lo dico, eh. Sei al 4 almeno? No, no, sono ferma allo stesso livello che avevo prima. Ok, okay, lo te l'ho rubata. Totalmente. Allora, io scendo. Che cos'è questa cosa? Okay. Che cavolo è questo? Steph, non so cosa stai vedendo. È una formica gigante. Non lo so. No! È uno scarabeo. Steph, ci muori? Mi ha chiappato. Che schifo. Fere, fa schifissimo. Mi sta distruggendo. Me l'adoro. Ok. Scappo. Che mi sta attaccando? Basta, lasciatemi in pace. Mi ha tipo avvelenato, ma che... Come fa? Muoio, muoio. No, Steph. Ah. Allora, scarafaggio, rimani lì. Arrivo, Steph, dove sei? C'è un loop. Sono in cucina, credo. Ok, arrivo. Ci sono dei lupi. Sono finalmente... Come dei lupi? Sono finalmente arrivato a livello 6, quindi... Okay. Anche un topo, vai, il topo mi sembra più gestibile. Mamma mia, eh? Ho dovuto litigare con le mosche per un'eternità. Allora, sono a livello 7. In questo oh momento mio Dio, dovrei essere leggermente più grande di un giocatore, perché ho un cuore in più. Ok. Steph, è pieno di roba strana qua. Cosa sono? Sono un po' posseduti questi. Cosa sono? Te l'ho cercato di spiegare che sono un po' strani. Ma molto strani. Un pochino. Ok. Ok, perfetto. Maledizione. Non danno tanta esperienza purtroppo. Perché sono molto scarsi, li fai fuori con un colpo. Esatto. Però ci sono i topolini pure. Che male. Che schifo, ti danno la carne di topo però, Steph. Allora, Fede, inizia a essere bello grande, eh. Ok. Infatti ho due cuori in più. E di conseguenza vedete, guardate, sono altino, eh. Inizia a essere altino. Posso però proprio di sì. Io gli scarafaggi, ragazzi, li continuo ad evitare più che volentieri. Allora, vediamo tipo questo pipistrello qua. Sì, il pipistrello. Ma sei salito sopra il letto, sopra la scrivania, che magari c'è qualche altro animale no, che riusciamo. No, sinceramente, prova. Vediamo, allora, sulla scrivania non c'è niente, sul letto c'è un pipistrello gigante. E sull'armadio mi sembra di vedere solo mosche, quindi punterei a qualcos'altro, sinceramente. Disinfestazione, buongiorno. Mamma mia, quanti sono? Allora, che cavolo è quello? Sono i lupi anche qua. Io provo a distanza. Ok, ok. Io sono okay. Livello 8, Steph. Allora, questi ci dovrebbero dare un sacco di esperienza, però non ti avvicinare. Sono troppo potenti. Bisogna infatti farli fuori con l'arco a distanza. E poi ci prendiamo l'esperienza. Ok. Opla. Sembrano abbastanza tranquilli, cioè nel senso che non ti riattaccano. Già. Allora,
Benedizione. Livello 10. Ok, bravo. Inizia a essere grandino. Perfetto. Io sto continuando a far fuori i topi perché quelli sono rimasti. Che brutti rumori. Troppissimo. Livello 11. Piano piano, piano piano. Allora, ok. Ok, perfetto. Ok, vai, c'è dell'esperienza più avanti, prenditela. No, per io sono a posto, sono al 12. Ok, perfetto. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti, siamo guarda come sono grande. Il andiamo problema... a fare i pipistrelli. Il problema è arrivarci. Maledizione. Allora, 25 adesso. Ok. Ma con gli arcoloscioti, Steph. Eh beh, perché ormai siamo fortissimi, esatto. Per il quanto giganti. Quindi diventiamo pure forti. Cioè, non è solo la grandezza, quindi la nostra stazza. Beh, vedi che cambia anche la vita. Sei sì, però il più problema è che basta. Essendo lì sopra non riesco a prendermi l'esperienza. Ecco, sto rubando. Eh beh, cade per terra tanto. Sto rubando anche la tua. Eh beh, ovvio, sì, tanto tu sei un po' più avanti, fame. Quindi va bene. Bella scusa. Dai, facciamo fare lavoro al posto tuo. Ok, okay, perfetto. Okay. Bisogna essere su. Cosa cavolo mi ha attaccato? Forse io. Ma Steph, ti sei messo di fronte in quel momento. Comunque è tutta qui sopra l'esperienza. Come ci saliamo adesso? Io non ci arrivo più. Aspetta. Dai, cresci un altro po'. Sta tutta qui sopra. Ok, sono riuscita a prenderla. Un po' saltando ce l'ho fatta. Bene, guardami. Dove sei? In altissimo. Sei salito lì? Sono salito lì. Allora mi prendo tutta questa esperienza che Steph non ha preso tanto. Io sto leggermente indietro. Ok, livello 26. Viene un sacco di fame quando si è giganti. Lo so, abbiamo troppi cuori, è quello il problema. Salve, guarda sono grande quanto sono un lavandino. Che sarebbe normale in realtà. Mi sto la grandezza un po' incastrando in tutti casa. I mobili, cioè, io. Se notate, ho l'altezza giusta per lavarmi sì, le mani adesso. Sì, guarda, guarda. Beh, guarda, questa è la doccia dove eravamo all'inizio, che eravamo microscopici. Eppure guarda, ora va benissimo. È proprio l'altezza perfetta per farsi una bella doccia. Bene. Dimmi. Non so se tu hai notato, ma qua c'è qualcuno di gigantesco. Sì, l'avevo già visto e l'ho allegramente ignorato, Steph. Non premere nulla. Steph, no, perché? Perché? Non lo so. Perché fai ste robe? So. Poi sono tantissimi. Sono tantissimi. Sono anche più alti di noi. Sono anche più forti di noi. Esatto. Oh, oddio, ma sto gestendo bene, abbiamo tanti cuori. No, non me la sto più gestendo bene. Fere? Mangio una melata, la cerco Steph di darti una mano. Steph, ce li ho tutti addosso, come faccio? Te ne sto togliendo, te ne sto togliendo. Ok. Allora, fortuna che sono deboli, cioè o noi esageratamente forti, una delle due. Penso quella, penso quella. Okay. Un'altra stanza, che carina. Ciao. Allora, forse inizia a essere un po' grande per il letto, eh? Forse un pochino sì. Leggermente, sì, non ci sto più in questo letto, se mi corico, mannaggia. Però li abbiamo fatti fuori tutti, no? Penso proprio di sì, io sto facendo un giro e non vedo più nessuno. Allora, vediamo da questa parte. Ok. Guarda, qui c'era un topo nascosto, aveva salito la scala, era qui sopra. Stava cercando di sopravvivere, poverino. Guarda il pipistrello, dove eri? Maledetto. Ok, perfetto. Guarda che questi, è pieno di piccoli mostri ciattoli tutti nascosti. Bene, abbiamo un problema. Perché siamo finiti qui se eravamo dentro casa, Steph? Penso che ormai siamo troppo grandi per stare in casa. E quindi ci hanno buttato fuori? Per poi respingere le palle di fuoco, ma... L'ho capito, ma sono due, Steph. Ai, che male. Me l'adoro. Non basta essere così grandi, Steph. Occhio, occhio. No, mi ha preso. Attenzione. Ci sto in quest'acqua, non ci sto. Spegniti, spegniti. Ma non ci sto neanche io, mannaggia. Qui un pochino. Ok, me l'adoro. Stanno bruciando tutto questi matti. Cioè, muoversi è una cosa incredibile. Siamo velocissimi. Li rivedo. Eccolo. Eccolo, eccolo. E allora diventa invisibile o qualcosa del genere. Non posso colpirlo. Esatto, immune. Che dobbiamo allora, fare? Allora, respinge le frecce. Tiro una freccia. Niente, neanche la freccia. Secondo ora, me... ora. Ora. Ora, colpisci. Prima che scompaia di nuovo. Hanno un sacco di poteri strani, Steph. Dobbiamo capirli piano piano. Lo sto distruggendo. Anche io, vai, 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 ce la possiamo fare. Poi si sono divisi perché erano due in realtà. Quindi era meglio affrontarne uno per volta. Ok. Arrivo. Dai, 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 dai. Perfetto. Bellissimo però, è un bel boss. È fighissimo. È fighissimo. Steso. Cosa ci ha dato? Quello era un elmo. Steph. E questi da dove arrivano? Non lo so, però guardami. Sono il gigante più bello del mondo adesso. No, non ti vedo neanche più. Sono dietro di te. Per quello non mi vedi. Aspetta, prima pensiamo a questi. Ma sei fighissimo. Te l'ho detto. Ma l'ha dato il boss. Cioè l'ho rubato proprio il loot. Sono molto geloso. Salve. Chi siete voi? Salve. Salve. Cosa ci fate qui questa da soli? Questa era la grandezza che tanto tempo fa avevamo anche noi. Esatto. Guarda, quando eravamo ancora altri. Persone normali su Minecraft. Siamo invece... finiti in un mondo un po' strano. È pieno di creature mitologiche, Steph. Ho notato. Sì, 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 sì. Vabbè, Fede, io direi che siamo cresciuti fin troppo. Cioè, sì. Più di così preferisco sinceramente anche non crescere.
Oh, guarda che piccolino questo altare. Guarda. C'è un tipo dentro. Ma non rompere. Quindi ce l'avete fatta comunque, complimenti. L'avevamo già capito. Vabbè, una bella ricompensa, però no. Tutta essere sta fatica. Guarda qui, Staff, che carina, una specie di tenda. Sì, ma qui dentro c'è un tipo. Lo so, ma non rompergli la casa. Ciao! Ma sono troppo carine le cose viste così. A me la cosa più bella è salire le montagne così in fretta. Sì, in due secondi. Comunque, direi che ci possiamo fermare così. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Siamo diventati giganteschi partendo da minuscoli. Sembravamo delle formichine. Sotto questo è per come altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.